Procediamo adesso, dopo aver fatto il nostro rilievo in campagna, a elaborare il nostro libretto in topografo per preparare il libretto quindi per Pregeo e proseguire quindi con la nostra proposta di aggiornamento. Questo è il nostro rilievo, questo è il nostro libretto. Ho importato il libretto GPS, sono riuscito quindi a battere i punti col GPS, a parte un punto fiduciale dove l'ho utilizzato per punto intersezione su distanze. E difatti qui troviamo appunto l'allineamento per calcolare il DPF di interesse. E col GPS ho battuto il 106 e il 107. E il PF09 è stato prontamente quindi praticamente calcolato per allineamento. Fatto questo, procediamo quindi all'elaborazione del mio libretto. Procedo quindi a determinare quello che è il mio libretto. La cosa importante, ovviamente, è avendo preso appunto i punti fiduciali, ok. Li devo andare a caricare per inquadrare il mio libretto rispetto al sistema catastale. Precedentemente abbiamo visto che nell'archivio TAF è possibile caricare il nostro archivio del comune di competenza. Fatto questo, da libretto vado sul punto di inquadramento e faccio carica punti fiduciali. In automatico il programma, grazie al nome corrispondente del punto fiduciale ufficiale, mi ha caricato le coordinate catastali. Questo mi permetterà di eseguire un inquadramento cartografico dei punti. Fatto questo, quindi vado su elaborazione, mi vado a selezionare quello che devo andare a elaborare, nel nostro caso Base GNSS con elaborazione degli allineamenti, mantieni i punti collegati al libretto ed esegui la datastazione. Questa è un'opzione che va spuntata se io voglio eseguire quindi l'inquadramento con i punti di inquadramento dei punti fiduciali che io di cui ho le coordinate catastali. Fatto questo, vado in planimetria, imposto sistema di tipo italiano per Pregeo e vado a fare elabora libretto. Quindi vado ad elaborare il mio libretto, io precedentemente l'avevo già elaborato, e mi va a definire la scheda di inquadramento cartografico. Mi permette quindi di eseguire una rototraslazione rigida, considerando i punti fiduciali. Quindi vado a fare calcola e mi permette quindi di individuare quello che è lo scarto a deviazione standard di errore su questi tre punti fiduciali. Si sa, i punti fiduciali non hanno una precisione chissà elevata, quindi normalmente posso stare su intorno a 1,50 m, 40 cm di differenza di scarto di errore. C'è la possibilità di verificare appunto le combinazioni di calcolo, permettendo quindi al programma di fare una verifica di combinazioni e scegliere quella che è più consona all'inquadramento. Per esempio, il programma mi ha calcolato quindi le quattro combinazioni, la numero 2 risulta quella più coerente. Infatti, escludendo il punto fiduciale, mi va a abbassare moltissimo quello che è lo scarto di assistenza. Ovviamente, io preferisco comunque mantenere anche il terzo punto fiduciale e quindi procedere alla elaborazione. In questo caso andiamo quindi a verificare che mi è stato appunto fatto un orientamento di tipo locale sul primo punto 100 della mia base e mi ha generato quello che è l'elaborazione del mio libretto. Andando a verificare, ecco qui andiamo a vedere quello che è il risultato di elaborazione. Quindi mi ha creato il mio triangolo fiduciale, mi ha inquadrato i punti fiduciali, mi ha inquadrato rispetto al sistema. Un'altra cosa, adesso questo qui vedete è il punto in cui io ho fatto l'intersezione su distanze per calcolarmi il punto fiduciale PF09. Fatto questo, non mi resta che importare l'estratto di mappa che ho scaricato dal catasto. Quindi faccio importa MP. Ricordo che l'estratto di mappa MP è un formato digitale già georeferenziato sulle coordinate sistemi catastali. Seleziono, faccio apri e quindi in automatico mi ha importato la mappa. Adesso vado sul menu raster e vado a definire le proprietà di questa mappa in modo che, ecco qui, la vediamo bene perché c'era applicata una trasparenza.
E quindi ecco qui, noi abbiamo caricato nel layer, adesso andiamo a verificare anche i layer caricati, quindi quello che ha caricato anche l'estratto DM. Quindi per esempio possiamo spegnere quelle che non ci interessa in modo da rendere un poco più pulito e visibile quello che è il mio inquadramento sul rilievo. Fatto questo, posso già avere una principale definizione, quindi di quello che è l'elaborazione del mio libretto per Figeo. Difatti qui ho i miei punti, ho già la presenza delle dividendi che mi permettono quindi che serviranno appunto per Pregeo. Le dividendi sono i contorni che ho definito qui dal menu contorni di topografo rossa continua col punto 102, 103, 104, 105. Quindi eventualmente io posso procedere a fare un adattamento del mio rilievo sulla mappa in quadra libretto, in modo da aiutare meglio l'adattamento del mio libretto, ecco qui, e poi posso procedere poi alla fase di esportazione del libretto Pregeo. Vado su Pregeo, esporta, conferma, e qui ho praticamente il libretto Pregeo pronto con tutte le righe 2 e i contorni, le righe 4, 5, 6 e 7 per i dividendi, e quindi mi permette di poter poi selezionare anche le righe 8, procedere alla compilazione dati statistici sensuari, dove io posso compilare tipo di aggiornamento, inserire tutti quelli che sono i dati di protocollo, codice comune, foglio, il calcolo dell'est medio, lo calcolo perché abbiamo inquadrato con i punti fiduciali, la gestione di quali mappali di interesse, e voglio, se voglio generare un estratto di mappa lo posso generare in modo tale da avere una maggiore visibilità appunto del mio lavoro. Inserisco i dati del tecnico e poi posso procedere quindi ad aggiornare l'archivio Pregeo in modo da avere tutte quelle che sono le informazioni del mio libretto Pregeo con tutte le righe di riferimento, e quindi poter elaborare e poi preparare quella che è la proposta di aggiornamento.